No, no, assolutamente. Ieri sera ero tranquillamente in famiglia. Però la polemica mi sembra che l'abbia fatta solo Matteo, perché ovviamente il sottoscritto non ha aperto alcune porte, ci mancherebbe altro. Non si aprono porte a chi non rispetta le convenzioni internazionali e il diritto del mare, come tra l'altro in questo caso. Si tratta di un'attività fatta esclusivamente dalla magistratura e, come ben sa Salvini, l'ha gestita il sequestro è lo stesso pubblico ministero di Agrigento. Nessuna polemica, andiamo avanti con lo stesso modello operativo contro chi sfrutta l'immigrazione clandestina, e questo è un caso gestito dalla magistratura, quindi non vedo alcun motivo perché ci sia polemica. Ha certamente sbagliato ad attaccare il sottoscritto, avrebbe potuto farmi una chiamata e sa perfettamente che il modello è sempre lo stesso, sicurezza e legalità. Io non esprimo commenti alla magistratura indipendente, ci sono delle leggi, ci sono dei testi unici che ritengo nell'articolo 12 in particolare essere stati violati, ben venga il sequestro del mezzo, ovviamente si sequestra il mezzo, gestisce la magistratura attraverso la Guardia di Finanza, non la Guardia Costiera, e questo è accaduto senza alcun tipo di polemiche. Beh, me lo auguro, assolutamente me lo auguro, e so che il Presidente del Consiglio, insieme agli altri ministri interessati come Ministro degli Esteri, sono impegnati già da giorni ad interloquire con gli altri paesi europei, perché ovviamente chi sbarca in Italia sbarca in Europa.